Siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder di Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio. Io vorrei partire velocemente con il suo parere sulla situazione politica, perché c'è stato un dibattito importante, soprattutto per quanto riguarda la nomina e la riconferma di alcuni ministri. Draghi è riuscito sicuramente a salvare l'euro, come quando era ovviamente il presidente della Banca Centrale Europea. Ovviamente essere presidente del Consiglio è un lavoro completamente diverso. Lei, qual è la sua valutazione? Beh, la squadra di governo scelta da Draghi è ottima, devo dire, soprattutto per la parte tecnici, no? Ci sono persone di grandissimo profilo, di grandissima esperienza e capacità. Ripeto, Colao, per esempio, è una persona di altissimo profilo e sicuramente saprà gestire la digitalizzazione in una maniera più appropriata, ma anche Daniele Franco, venendo dalla Banca d'Italia, ma con un'esperienza enorme di conti pubblici. Può dare sicuramente un'ottima impronta al governo di Draghi. Poi per la parte politica devo dire che ci sono diciamo ombreggiature diverse, nel senso che da un lato abbiamo dei politici scelti ad hoc perché possono lavorare insieme, sono politici moderati, pragmatici, mi riferisco a Giorgetti, ma mi riferisco anche ad altre persone sul lato del centro-sinistra, sono persone con cui si può lavorare in maniera senza grandi polemiche politiche. Questa è un po' la caratteristica delle scelte di Draghi. Va detto che ci sono alcune eccezioni, non le farò i nomi ovviamente, ma a mio avviso qualcuno poteva essere scelto, pote, pote, dra, poteva, Draghi poteva dare delle scelte diverse, poteva fare scelte un po' diverse, però nel complesso si conferma un esecutivo molto forte, molto ben composto, che probabilmente lavorerà in maniera adeguata e sono ottimista perché penso che 2 anni sono è un tempo sufficientemente lungo per dare un'impronta e per portare dei risultati concreti. Assolutamente sì, poi le volevo chiedere anche come cambiano gli equilibri a livello europeo con la partenza di Merkel. Sicuramente il peso dell'Italia diventa un po' più significativo, poi c'è anche un'economia dell'Eurozona in forte sofferenza. Abbiamo visto ovviamente anche qualche dato positivo, per carità, negli ultimi giorni, guardando il calendario macroeconomico, però anche a livello economico, quali sono le prospettive e migliorano con la presenza di Draghi, che è un paneuropeista ovviamente? Ma assolutamente sì, direi che le prospettive migliorano non solo per Draghi, anche per le conseguenze che la meteora Draghi ha piombato sul sistema politico italiano avrà in termini di composizione, in termini di linea politica di vari partiti. Mi riferisco soprattutto ad esempio alla Lega, che sappiamo ha avuto Salvini ha avuto questa grande conversione sulla via di Damasco, sembra sia diventato europeista. Ora è difficile capire se questo sia un movimento tattico, bisognerà capire se questo cambiamento di direzione sarà premiato dal supporto agli elettori negli opinion polls, nei sondaggi che verranno fatti. Secondo, bisognerà capire se ci sarà un cambiamento alla squadra, perché ci sono delle persone che attorniano Salvini che sono decisamente euroscettiche, per non dire di più, e terzo, bisognerà capire il collocamento europeo della Lega. E qui mi ricollego alla sua domanda, perché effettivamente un cambiamento di collocazione della Lega a livello europeo potrebbe cambiare molte cose. Ricordo che la Lega in questo momento è insieme alle Pen, insieme a partiti molto di destra come Alternative für Deutschland, e sono partiti nettamente anti-europei, anti-europeisti. Se la Lega si ricollocasse all'interno del Partito Popolare Europeo, chiaramente cambierebbero molte alleanze, l'Italia si rafforzerebbe da un punto di vista politico. Tornando a Draghi, devo dire che Draghi ha una diciamo, è conosciuto a livello internazionale in maniera talmente elevata ed ha una credibilità così elevata da
far fare all'Italia un salto di qualità nella rappresentatività, nella capacità di incidere sulle scelte europee e non solo europee. Ricordo l'enfasi che lui ha messo sull'atlantismo nel discorso in Parlamento, e l'atlantismo vuol dire stringere rapporti più stretti con gli Stati Uniti. Ricordo che la Yellen era governatrice, era chairman della Fed quando Draghi era presidente della Banca Centrale Europea, quindi hanno un rapporto molto stretto e anche questa collaborazione con gli Stati Uniti può rafforzarsi molto. Sì, sicuramente questo sarà un punto importante, che questa collaborazione con gli Stati Uniti è stata molto diminuita, soprattutto però per colpa di Trump, dell'ex presidente ovviamente, non solo per colpa dell'Unione Europea. Intanto però le volevo chiedere invece, secondo lei, se c'è abbastanza tempo per riscrivere il Recovery Plan, che è stato uno dei punti anche focali sia da parte d'Europa, che si era lamentata più volte dal piano che aveva scritto il precedente governo, e non solo, anche le parti sociali hanno chiesto Draghi di riscrivere il documento. Lui ci tiene particolarmente, l'abbiamo sentito anche ieri, alla transizione ecologica. Non per caso ha messo un suo caro amico a questo posto, un tecnico a tutti gli effetti, quindi però è una transizione anche costosa. Secondo lei i fondi saranno distribuiti bene, nella maniera giusta, con l'attenzione giusta lì dove servono di più? Beh, innanzitutto guardiamo alla governance. La governance si è chiarita immediatamente dopo molte polemiche che ci sono state. Draghi ha affidato il compito della preparazione tecnica del Recovery Plan al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ora mi lasci dire che, visto che ho lavorato al Ministero per molti anni, questa è l'unica scelta possibile, a mio avviso, perché le capacità tecniche sono nel Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le competenze specifiche nei vari comparti, nelle varie categorie di spesa che verranno utilizzate nel Recovery Plan, ovviamente stanno nei vari ministeri. Quindi ci deve essere una guida politica che ovviamente spetta al Primo Ministro, e all'interno del Consiglio dei Ministri ci saranno chiaramente le capacità per dare questa direzione politica, e ci servono delle competenze tecniche per preparare il documento, che, ripeto, a mio avviso non possono che essere il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi questo punto è chiarito, è finalmente chiarito, senza lasciare strascichi e polemiche. Secondariamente, penso che Draghi ha già tanto lavoro fatto, preparato, perché è chiaro che il governo precedente non è che non ha fatto nulla, ha fatto molto, c'erano già molte parti preparate, pronte. Chiaro, mancava la finalizzazione, mancava l'impronta politica e il dettaglio dei progetti. Però penso che con persone come Colao all'interno del governo, penso che non sarà molto difficile trovare la finalizzazione di questo documento e poi iniziare da subito l'implementazione, perché questa è la vera sfida. La vera sfida non è la preparazione del documento, ma metterlo poi in pratica. Ecco, invece poi lui ha segnalato che potrebbero esserci delle infiltrazioni della mafia, quindi è anche altrettanto importante distribuire in maniera corretta poi i fondi e i soldi che arriveranno, quando poi probabilmente non ci sarà più anche Draghi. Ma le infiltrazioni della malavita, della mafia, ci sono in ogni spesa pubblica, in ogni progetto. Quindi è chiaro che con un progetto di ammontare così elevato i rischi sono ancora più elevati del solito. In questo senso ci deve essere un'attenzione massima, un controllo assoluto, ma bisogna trovare il modo di bilanciare questi controlli forti con la snellezza delle procedure e la velocità di implementazione. Perché se per evitare che ci siano infiltrazioni mafiose si dovessero bloccare i cantieri, questo sarebbe molto grave. Quindi bisogna fare in modo che i cantieri vadano avanti, i lavori proseguano nonostante questi rischi e i controlli ci stiano, ma in maniera parallela, senza intralciare il lavoro stesso.
Io vorrei spostarmi verso, un po' verso il discorso economico, in particolar modo per quanto riguarda l'Europa. Spaventano le prospettive di inflazione. Ovviamente ciò che spaventa di più sono le prospettive di inflazione negli Stati Uniti, perché si parla di un'inflazione troppo alta. Abbiamo già per la possibilità, scusate, per la possibilità di inflazione troppo alta nel medio a breve termine, abbiamo già visto anche un rialzo dei rendimenti per quanto riguarda i treasuries americani. Oggi vediamo un leggerissimo rialzo sia al decennale italiano, ma anche allo spread tra il BTP e Bund. Ci aiuti a capire perché queste preoccupazioni per quanto riguarda l'inflazione, se soprattutto l'Europa è veramente, veramente lontana dei propri target, e quando parlo dei target mi riferisco ai target della BCE. Sì, allora partiamo dagli Stati Uniti. Secondo me negli Stati Uniti il punto di svolta è stato quando la Fed ha dichiarato in maniera chiara che non reagirà immediatamente a fronte di un'inflazione che andrà verso l'alto. Questo è stato il punto di svolta. I mercati finanziari hanno capito che la Federal Reserve non avrebbe contrastato un rialzo dell'inflazione e quindi i tassi a lungo termine hanno iniziato a salire. Ma l'inflazione salirà? Questo è il punto interrogativo. Io direi salirà nel breve, ma non è detto che salirà in maniera strutturale, perché nel breve periodo ci sono delle tensioni, indubbiamente. Veniamo dal lockdown, veniamo da una riapertura che potrebbe farsi significativa nei prossimi mesi con un accumulo di reddito disponibile nelle famiglie che potrebbe essere liberato e quindi ci potrebbe essere un eccesso di domanda. A fronte di strozzature potenziali sul lato dell'offerta, questo porterebbe a tensioni sui prezzi, ma sono te tensioni che dovrebbero essere temporanee. È in corso anche un aumento dei costi delle materie prime, questo può portare inflazione anch'esso. E infine ci sono i grandi progetti di infrastrutturali di investimento che inevitabilmente in alcuni settori, con alcune componenti, porteranno a delle tensioni sui prezzi. Però il punto interrogativo vero e proprio a livello internazionale e statunitense è se tutto ciò riuscirà a ridurre il gap occupazionale nel mercato americano e se riuscirà a stimolare i salari. Perché questo è il vero motore di fondo dell'inflazione. E io questo non lo vedo, quantomeno non lo vedo nel breve periodo, ci vorrà molto tempo. In Europa ancora di più. In Europa l'output gap è molto più ampio, la disoccupazione è molto più elevata e quindi c'è uno spazio per far crescere l'economia senza portare a significative tensioni inflazionistiche di fondo, cioè senza spostare più di tanto i salari e portare tensioni sul mercato del lavoro. Quindi io penso che l'inflazione sperabilmente salirà, perché questo sarebbe un bene, peraltro, se tornasse verso gli obiettivi delle varie banche centrali, ma penso che queste tensioni di breve periodo non vadano sovrastimate, non vadano eccessivamente considerate, perché quello che conta veramente è l'andamento di fondo che è legato ai salari, che è legato alla chiusura di questo grande gap. Tra la crescita effettiva e la crescita potenziale, che ricordo in questo momento è molto ampio, perché lo shock della pandemia è uno shock che ha lasciato dei segni profondi e che ci vorranno anni per rimarginare. No, allora, quello che sicuramente rende la situazione interessante è come mai l'inflazione non cresce, visto questa inondazione di liquidità. Se consideriamo anche il balance sheet della Fed, poi se consideriamo i pacchetti di stimoli fiscali, poi bisogna considerare anche il nuovo pacchetto, che molto probabilmente pacchetto Biden, ovviamente verrà approvato, non è ancora approvato. Lo stesso vale anche per l'Europa, con il Recovery Fund, che si tratta di una somma davvero importante. Poi ci sono state anche degli aiuti a livello governativo. Come mai con tutti questi ecco, stimoli fiscali e tutta questa liquidità, l'inflazione non ha già incominciato una strada verso il rialzo? Ma ripeto, le tensioni che vediamo adesso sono tensioni di breve periodo. Ad esempio, in Europa c'è un effetto di base sulle modifiche sull'IVA che sono state in Germania. Quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi nel breve periodo. La vera ripresa dell'inflazione ci sarà quando questa liquidità che è stata immessa in circolazione dalle banche centrali
verrà effettivamente utilizzata dalle imprese per fare investimenti e dalle famiglie per spese. Quando questo accadrà, allora ci sarà una spinta verso l'alto dei prezzi. Ma io penso che questo sarà un processo molto lento, molto graduale, ci vorrà molto tempo, perché, ripeto, per far salire in maniera sostenibile il reddito delle famiglie e quindi i prezzi, bisogna avere un rialzo dei salari, bisogna avere una chiusura di questo gap di risorse inutilizzate, sia sul lato del lavoro sia sul lato del capitale. E per questo ci vuole molto tempo. Ecco, secondo lei, questi soldi sono arrivati all'economia reale? Si può dire? Sta arrivando perché diciamo, le banche centrali fanno politica molto accomodante, la trasmissione avviene attraverso il canale bancario, le banche hanno finanziato le imprese hanno utilizzato questa liquidità per finanziare il circolante, ma non hanno fatto investimenti, almeno non in maniera significativa fino ad ora. Lo stesso vale per le famiglie hanno risparmiato, ma non hanno ancora speso. Quando il risparmio si tradurrà in spesa, quando i buffer di liquidità che hanno le imprese si tradurranno in investimenti, allora a quel punto ci sarà una ripresa economica più significativa e questo porterà nel medio periodo anche a qualche rialzo dei prezzi, ma ripeto, ci vorrà del tempo. E lei per quando prevede la ripresa economica, soprattutto per quanto concerne l'Eurozona? E un'altra domanda, se secondo lei, perché abbiamo visto le trimestrali bancarie, ciò che ci ha sorpreso è che le banche italiane hanno fatto bene. Sì, c'era qualche perdita, c'era il rosso, però è assolutamente normale, ma rispetto alle banche europee, mi riferisco sempre dell'Eurozona, hanno fatto un'ottima performance in questo periodo di pandemia e mi riferisco anche per l'intero anno fiscale del 2020. Rispecchiano l'economia reale o no? Beh, in questo momento le banche beneficiano di questi tassi di finanziamento molto bassi della banca centrale, anche se l'ambiente, diciamo, di tassi bassi non favorisce la loro i loro profitti. È anche andato bene il tutto perché ci sono sostanzialmente posizioni congelate, cioè non sappiamo quanti dei finanziamenti che le banche hanno fatto in questo periodo al sistema produttivo, alle imprese e alle famiglie si tradurranno in crediti non performanti in futuro. In questo momento c'è la moratoria, ci sono le garanzie, quindi è artificialmente sostenuto, diciamo, il balance sheet delle banche. Vedremo in futuro. A mio avviso, un po' di tensioni inevitabilmente emergeranno perché lo shock è stato talmente forte che inevitabilmente ci saranno delle ricomposizioni settoriali. Le imprese più deboli non sopravviveranno e quindi tutto questo porterà a delle insolvenze, a dei crediti non performanti. Quindi i problemi arriveranno in seguito, arriveranno più gradualmente. Però detto questo, le banche in questo momento hanno dato credito grazie alla politica della BCE, grazie agli allentamenti nella regolamentazione bancaria, hanno dato credito all'economia e questa è una grande differenza di questa crisi rispetto alla crisi del 2008-2009 o ancora peggio del 2011 in Italia, quando effettivamente si è andati verso un credit crunch. Il credit crunch ha amplificato i problemi dell'economia. Questa volta non è avvenuto, questo è un dato positivo, però non è detto che la situazione rimarrà tranquilla anche in futuro, perché comunque ci saranno tensioni sui conti delle banche. Guardi, le chiedo un'ultimissima domanda per quanto concerne il cambio dell'euro-dollaro, perché oggi ovviamente si rafforza dello 0,34%, scambia ad 1,20. Io le lo chiedo quanto impatta il cambio dell'euro-dollaro sulle importazioni europee, perché sappiamo che l'Eurozona è uno degli esportatori più importanti a livello mondiale. Beh, incide ovviamente perché comunque la competitività di prezzo è ancora un fattore importante, però più che l'aspetto prezzo in questo momento incide la variazione, la differenza tra la domanda in Europa, la domanda in Cina e negli Stati Uniti. In questa situazione la Cina sta emergendo come un'economia che
non soffrirà moltissimo dallo shock pandemico e ripartirà con molta velocità. E questo dovrebbe essere un dato positivo per quel paese, ma chi riesce a esportare verso la Cina ne avrà un beneficio. Per gli Stati Uniti va un discorso simile, il pacchetto di stimolo negli Stati Uniti è molto più forte, molto più grande e soprattutto verrà implementato con molta più velocità rispetto all'Europa. E questo porterà a una ripresa più anticipata negli Stati Uniti. Quindi la domanda statunitense sarà molto più effervescente, più forte rispetto all'Europa. Anche in questo caso favorirà le esportazioni europee più ancora dell'aspetto del cambio, a meno che non ci siano grandi sconvolgimenti sugli attuali livelli, che però non mi aspetto. Quindi in un futuro dovremmo attenderci un'Europa che stenta, che fa fatica a riprendersi, perché tutti questi stimoli che sono stati messi in campo verranno utilizzati, verranno implementati con molta più gradualità rispetto agli Stati Uniti o alla Cina. Ottimo, io la ringrazio, Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie, saluti.